ci sono persone che lo usano come condimento su ogni alimento, ma quali qualità ha il peperoncino? Per chi non è indicato? Ascoltiamo il nutrizionista. Per palati forti, con molti pregi e poche controindicazioni. Giunto in Europa 500 anni fa sulle caravelle di Colombo, oggi il peperoncino è la spezia più diffusa al mondo. Al contrario di quanto si creda, non sono i semi a dare piccantezza, ma la membrana interna che contiene la maggior parte di capsaicina, la sostanza che appunto provoca la sensazione di bruciore. Il peperoncino è composto per la massima parte di acqua, poi abbiamo la presenza di tutta una serie di vitamine, soprattutto la vitamina C che è presente nella polpa ed è in quantità superiore anche 4 volte rispetto a quanto ne abbiamo negli agrumi. Poi sempre nella polpa troviamo le vitamine del gruppo B e sostanze molto importanti ad azione antinfiammatoria come i flavonoidi. In piccole dosi il peperoncino ha molti effetti benefici. Innanzitutto, la capsaicina ha una forte azione vasodilatatoria anche del circolo periferico, quindi è consigliato per esempio anche ai cardiopatici perché favorisce la circolazione sanguigna. Facilita la digestione perché aumenta la produzione di succhi gastrici e ha una forte azione antinfiammatoria. Assolutamente falso invece che il peperoncino favorisca la prostatite. Un individuo sano che non ha problemi di infiammazioni prostatiche può tranquillamente utilizzare il peperoncino nella sua alimentazione. Ma in alcune patologie è controindicato. Sicuramente non dovrebbero farne uso chi ha problemi di gastriti o di coliti, ma in genere patologie infiammatorie dell'apparato digerente. Se poi vi capita di aver esagerato con le quantità, per spegnere l'effetto piccante non bevete acqua, mangiate invece del pane o un pezzettino di formaggio.